cari amici. Così Dio chiama quando, nel primo saluto alla diocesi, ancora non vi conoscevo. Così li chiamo a distanza di 2 anni dopo che vi ho conosciuto. Per qualcuno la parola amico potrà sembrare solo un saluto formale. Per molti però, ne sono sicuro, essa è il nome di un'esperienza di condivisione di ideali e di affetti. Nel governo della diocesi che la provvidenza mi ha affidato, infatti, ho dato e ricevuto tanto affetto. Ammiro validi esempi di coerenza cristiana. Sono edificati da comportamenti di profonda spiritualità. Apprezzo doni di umanità e virtù cristiane in collaboratori saggi e leali. A tutti esprimo sincera, profonda gratitudine. In modo speciale a coloro che con la generosità del loro servizio e la gioia della loro compagnia mi hanno aiutato a trasmettere convinti il messaggio di ottimismo e a farmi ripetere ogni mattina ed ogni sera misericordia Domini in eterno cantando. Canterò senza fine le grazie del Signore. Nel mio ministero di pastore e guida non è mancata la sofferenza per le scelte non sempre e non da tutti condivise. I criteri di queste scelte, comunque, sono stati guidati sempre dagli interessi della comunità diocesana, anche se le loro ultime ragioni rimangono nascoste nell'intimo della mia coscienza. Non è facile, in molte circostanze, guardare solo persone, come ho chiesto nella mia prima lettera pastorale. Però ci provo ogni volta di nuovo. Mi aiutano a guardare solo persone i tanti malati che hanno dato e continuano a dare testimonianza di fede e di speranza ai parenti che li accudiscono e agli amici che li ammirano. Coloro che nelle prove di dolore e di sconforto si rivolgono a me per chiedere una preghiera e una benedizione, facendomi sentire padre e pastore. Tanti bambini che negli incontri per la strada o nelle visite delle parrocchie mi manifestano il candore della loro innocenza con il saluto del cuore. Ciao, maestro. Purtroppo non ho la legittima soddisfazione di aver eliminato divisioni e tensioni che ho trovato al mio arrivo in diocesi. La volontà di riconciliazione è ancora troppo debole. Il peso del ricordo è ancora troppo forte. Finora ho fatto 5 funerali di sacerdoti ed una sola ordinazione sacerdotale. Inoltre, i ricambi generazionali sono lenti e insufficienti. Sognare una primavera spirituale in queste condizioni è certamente una grande sfida. Ma sognare è possibile. Ed è anche salutare. Ci sono molte ragioni per guardare sopra il sole, guardare con gli occhi di Dio. La comunità diocesana ha grandi risorse morali e spirituali che le schiudono orizzonti di novità e di profezia. I miei auguri e le mie preghiere sono che ognuno dia il suo contributo di umanità e di intelligenza per fare grande la diocesi che nel suo glorioso passato ha conosciuto personalità di grande spessore culturale e di sincero amore alla Chiesa. Nell'auspicio che il Signore del presente e del futuro esaurisca i sogni del vostro cuore, vi saluto fraternamente con queste parole di un'antica benedizione gaelica. La strada vi appaia sempre dinanzi. Il vento soffia le vostre spalle. La rugiada bagni d'erba su cui poggiate i passi,
il sorriso brilli sul vostro volto e il cielo vi copra di benedizioni. Possa una mano amica asciugare le vostre lacrime nel momento del dolore. Possa il Signore Dio tenervi sul palmo della mano fino al nostro prossimo incontro.